Ci spostiamo a Napoli, dove è in corso un importante vertice internazionale tra due realtà molto lontane ma molto vicine, anche la storia le unite, Italia e Cina. Napoli e la Cina in particolare, pensate che una zona della sanità è chiamata la zona dei cinesi, il collegio dei cinesi, l'istituto orientale. E poi Matteo Ripa, il missionario che unì l'Italia, la cultura occidentale e quella cinese, era nato ad Eboli ed è morto a Napoli, gran parte della sua attività l'ha svolta qui. E allora in questi giorni a Città della Scienza si svolge appunto un incontro tra la realtà napoletana e italiana e quella cinese nel segno della scienza, della medicina e dell'economia. Margherita Rosciano. Abbiamo scoperto un testo napoletano di un dottore, il dottor Vincenzo Coppola, del magnifico ospedale degli incurabili, già tra la fine del 1700 e l'inizio dell'800. Presso il magnifico ospedale degli incurabili praticava l'agopuntura. Grazie a una comunità di cinesi portati da Matteo Ripa, quello che poi ha creato l'orientale. Quindi l'agopuntura nel mondo occidentale nasce a Napoli e da Napoli viene diffusa in tutto il mondo. È la testimonianza degli antichi legami tra Cina e Campania. A Città della Scienza, il colosso asiatico è il protagonista del SIE, l'Innovation Forum Cina-Italia, parte del quale è dedicato alla medicina orientale. Per chi vuole approfondirne la conoscenza e integrarla con quella occidentale, un master biennale alla SUN ed interazioni con l'ospedale San Paolo di Napoli. Attraverso il master andiamo in Cina ogni anno dal 2000 e ci siamo gemellati con l'Università di Henan per fare una full immersion. Adesso io ho passato 13 anni qua, veramente per questa cura di medicina tradizionale cinese, veramente qua, anche per napoletano è facile, accettabile, perché questa medicina tradizionale cinese, noi diciamo in genere non ce l'ha effetto secondario. Noi abbiamo fatto questo master in ospedale, quindi abbiamo vissuto in pieno l'ambivalenza della cosa, cerca di riequilibrare un pochino le energie, perché noi siamo fatti di logge energetiche. La medicina cinese non dimentica i nostri amici animali, anche loro possono essere curati con l'agopuntura. Si possono rivolgere a questa medicina perché già si curano con medicine alternative e quindi hanno una conoscenza delle medicine olistiche, perché il cane o il gatto hanno problemi organici per cui i farmaci allopatici che hanno una serie di effetti collaterali non li reggerebbero, oppure semplicemente perché sono problemi cronici in cui l'allopatia garantirebbe una terapia a vita e magari l'agopuntura può essere di natura risolutiva. Da 11 anni un ponte tra Cina e Campania lo ha costruito l'associazione TUE, sede napoletana al Vomero, corsi di lingua e di arti marziali che sono la fusione tra la filosofia taoista e la medicina tradizionale come il Tai Chi Quan ed il Qigong. La nostra associazione è costruita nel 2001. Noi abbiamo quando costruito questa associazione, l'ideale vuole portare la cultura cinese in Italia, anche vuole portare la cultura italiana in Cina. L'Unione Europea e la Regione Campania hanno firmato vari protocolli di intesa con la Cina per rafforzare gli scambi culturali e commerciali. C'è un'associazione, la Campei, che insieme a Città della Scienza e alla Regione Campania ha sottoscritto con la regione dell'Hubei, una regione grande 70 milioni di abitanti quanto l'Italia, un protocollo sia per questioni universitarie ma anche attività commerciali per far sì che si possa investire nell'Hubei. A Città della Scienza gli studenti dell'Istituto Nitti, tra di loro alcuni ragazzi cinesi che hanno raggiunto i genitori e si sono diplomati a Napoli. Il Francesco Saverio Nitti sono diversi anni che è già avviato questo collegamento nell'ambito della formazione superiore. Abbiamo ragazzi, ospitiamo ragazzi che vengono dalla Cina da 4-5 anni e sono veramente inseriti con ottimi risultati. Da 7 anni che sto in Italia e per i primi anni ho trovato difficoltà in italiano, ma grazie a questa scuola, Francesco Saverio Nitti, ho imparato a integrare nella società italiana. Tu da quanti anni in Italia? 2 anni e mezzo. Come ti trovi a Napoli? Bene, sono contenta di stare a questa scuola. Le conclusioni del forum dopo i protocolli di intesa tra Piemonte, Liguria, Toscana e Campania con Pechino ed altre zone della Cina per la ricerca e l'innovazione in materia di smart cities, un tema a cui il MIUR ha destinato circa 900 milioni di euro. È una manifestazione che si fa da 6 anni, una volta a Napoli e una volta a Pechino,
che cosa è? È l'incontro tra l'impresa innovativa italiana e l'impresa innovativa cinese. Qui a Napoli in questi giorni ci sono circa 400 delegati dei due paesi per capire quali progetti di ricerca fare assieme e quali brevetti mettere in comune tra Italia e Cina. L'anno prossimo andremo col San Carlo a Shanghai e con la cultura, alcuni scambi di relazioni importanti che stiamo facendo in vista del forum delle culture del 2013, c'è un grande interesse soprattutto per il turismo e speriamo di portare nel 2013 anche il volo diretto tra Napoli e Pechino. L'obiettivo vero è quello di creare una maggiore competitività del nostro paese sul piano europeo. Nel settennato di programmazione dal 2014 al 2020 ci saranno molte risorse dal punto di vista dell'Europa e noi dobbiamo essere nella condizione di competere al meglio e riportare nel nostro paese una parte importante di risorse che noi investiamo in Europa.